benvenuti in questo nuovo video. Ma Tamara, ma da dove arrivi? Dall'oltretomba? Sì, ragazzi, io questa settimana, prima di tutto, dove sei sparita? Avevo appena detto dall'oltretomba. No, ragazzi, questa settimana ho avuto un raffreddore allucinante. Sapete che io sono soggetta a raffreddore, ma questa settimana è stato proprio devastante. Tant'è che ce l'ho ancora, cioè si sente dalla voce che non è la voce è limpida, solare. No, magari solare sì, però non è, insomma, è nasale, ecco. Nasale perché ci ho avuto un raffreddore tutta settimana, mi ha praticamente uccisa. Infatti ho anche lavorato poco, non ho lavorato tantissimo questa settimana perché appunto non stavo eccellentemente. A me il raffreddore non mi viene la febbre, ma il raffreddore mi uccide. Quelle quattro gocce che ho preso settimana scorsa, che avete visto nel vlog, mi hanno devastato praticamente. Tanto qua c'è anche il mio piccolino. Aspetta, fatti vedere. Amore, guarda quanto è bello il mio piccolino. Amore, è bellino. Ascolta, grazie, Rego. Allora, stavo dicendo che non ho lavorato moltissimo questa settimana, però volevo farvi vedere. L'ultima volta avevo fatto vedere i charm che avevo realizzato e questi sono i braccialetti che ne sono usciti fuori. Questo qua dedicato a Ursula. Ecco, aspetta, magari se lo mettiamo giù un po', ce la facciamo, eccolo. Poi abbiamo sempre questo qua di Ursula. Sì, non ve li faccio vedere tutti, tutti quanti, però vedete qua ho cambiato la tipologia di perline. Ci ho messo questi due cuori verdi che secondo me ci stanno da Dio, proprio a morte sua. E niente, ve l'ho già detto che domani abbiamo un mercatino. Domani, se Dio vuole, sempre perché siamo nelle mani di Dio, perché su 2 settimane che non finisce un attimo di piovere, forse domani danno nuvolo e si riuscirà a fare un mercatino. Domani saremo a Cinisello Balsamo, non è lontano da casa mia, è un mercatino tranquillo. Prima di quelli natalizi che cominceranno prossima settimana a Grazzano Visconti. Anche quest'anno saremo a Grazzano Visconti nel borgo medievale, ecco. Vediamo se ce n'è un altro di Ursula. Sì, eccolo qua. Guarda che bellino anche questo con le foglie, mi piace molto. Ci siamo? Aspetta, non state vedendo niente. Aspetta che sposto un attimo. Eccoci. Questo. E stavo dicendo che prossima settimana saremo in questo borgo medievale come l'altro anno a Grazzano Visconti fino a tutti i mercatini di natalizi. Saremo sempre lì, sabato e domenica, tutti i weekend. Poi cosa volevo dire ancora? Aspetta che qua, insomma, domani siamo a Sesto, no, Cinisello Balsamo. E niente, io mi sto attrezzando un po' anche per il Natale, anche se non ho realizzato granché questa settimana, appunto perché ero KO. Infatti non ho fatto neanche video perché ero KO. Allora, questi qua sono quelli dedicati a Ursula. Sono belli, dai, a me mi piacciono, vabbè, io sono de parte, mi piacciono ovviamente e via. Questi sono quelli di Ursula. Poi ho fatto quelli di Elsa che vi ho fatto sempre vedere sui charm. E ora vi faccio vedere il braccialetto. Ah sì, qualcuno di voi mi ha chiesto quanto è lungo il bracciale. Sono 17 centimetri, qualcuno più corto, qualcuno più lungo, perché li faccio ad occhio. Invece la maglia è da 5 mm. Sono anelli da 5 mm. La catena presa dai cinesi, l'ho presa qui dai cinesi vicino a casa mia. E niente, questi qua sono dedicati a Elsa. Eccoli qua. Quanti ne hai dedicati? Ah, guarda, ne ho messi anche due qua con i cuori. Beh, bracciali direi che gassem, cioè nel senso, ci siamo. Basta, infatti non ne farò più. Ci saranno quelli che ci saranno di bracciali. Guarda che bello questo con questi due cuori bianchi, mi piace molto. Poi ne abbiamo ancora uno qua. Mi diverto così. Eccoci qua. Poi,
Tanto il raffreddore persiste. Eccoci. 3, 4, 5, 6, 7. Poi che cos'altro avevo fatto che non mi ricordo più? Ah, qui sì, ci ho messo anche un fiorellino sbrilluccicoso in questo. Comunque col bianco, l'azzurro qua, il turchese ci fa a morte sua proprio. Sai che non mi ricordo più che charme vi avevo fatto vedere? Quelli di Elsa, quelli di Ursula e l'altro qual era? Quello dell'Ariel. Vabbè. Comunque, questo è un altro sempre di Elsa. E mi piacciono. Aspetta, si vede tutto. Eccoci qua. Belli, mi piacciono, sì. E questi sono. Mentre di Ariel, io adesso non mi ricordo se erano quelli di Ariel. Sì, mi sa che forse erano quelli di Ariel. Boh, non mi ricordo più, raga. La mente che va e viene. Ah, sì, e poi avevo fatto anche quelli di Belle. Aspetta. Guarda qui quanti ne ho. Cioè, ma poi dici, Tamara, ti mancano i bracciali? Non credo che ti manchino i bracciali. Questo è un altro di... Ah, eccolo qua, uno di Belle. Quest'altro di Belle. Questi natalizi li avevate già visti. Vediamo se ne trovo un altro di Belle. Eccolo qua, un altro di Belle. Qua un altro di Belle. Un altro di Ariel, un altro di Ariel e un altro di Ariel. Dai, vediamo questi. Dice Tamara, hai lavorato. Lego, sei ingombrante, eh? Non riesci ad andare via? Grazie. Allora, stavo dicendo, questo di Ariel, questo anche dedicato ad Ariel. Eccoci. Si vede? Sì. Poi questo ci ho messo le conchiglie. Vabbè, giustamente siamo a Natale. Che cosa metti tu? I bracciali per Ariel, di Ariel con le conchiglie. Cioè, proprio, guarda, una fantasia. Vabbè, volevo fare quelli a tema. Però dai, sono carini, so. Vabbè, questo con le di Ariel. Bellini? Sì, dai. Poi vediamo invece quelli di Belle, che mi piacciono molto, quelli di Belle, anche perché sono, secondo me questi qua possono essere anche un po' natalizi con questo rosso che proprio chiama, il rosso chiama, eccolo qua, uno, quest'altro gli ho messo le foglioline addirittura rosse, oh, ce la facciamo, eccoci. Con la cortortina, con la rosellina mi piace molto. Questi di Belle devo dire mi piacciono molto, sono molto belli, mi piacciono. Ma a me piacciono tutti, chiaro. Li ho fatti con la mia fantasia, ovvio. Se no non li facevi, no? Eccoci qua. E questi sono quelli di Belle. Ne ho altri 4 in giro. Perché vengono 8 fettine di torta e relativi 8 bracciali, ovviamente. Ce la fai? Eccoci. Però per adesso vi faccio vedere questi 4 qua. Eccoli. Zitti, che forse oggi c'è un po' di sole, forse. Va bene. Questi sono i bracciali. Direi che ne abbiamo un bel po'. Mentre ho fatto, guarda che carini. Ogni tanto io delle perline ne ho bisogno. Perché mi rilassano, mi rilassano, mi rilassano, mi rilassano, mi rilassano terribilmente fare le perline. Più, no, vabbè, mi piace anche fare il fimo, per carità. Però le perline ogni tanto metti lì, non devi pensare più di tanto. Vabbè, anche a fare il fimo non devi pensare, devi pensare. Vabbè. Comunque, stavo dicendo che mi piacciono questi due pappagallini, femminuccia e maschietto, diventeranno due orecchini e questi li ho finiti proprio stamattina. Mi piacciono tanto. Eccoli qua. Dici, ma che cosa c'entrano col Natale? Non c'entrano niente, ma se uno vuole fare un pensierino diverso che non sia proprio natalizio, scusami, eh. Oh, bellini, adoro, adoro. Vabbè. Poi abbiamo fatto, io e Tamarinda siamo sempre noi due.
orecchini potte, quindi qua adesso andremo a fare l'occhiallo, eccoci, devo fare l'occhiellino a tutti e poi devo andarli a montare, vabbè, ma a montare non è che ci metto tanto perché sono proprio quattro in croce qua, eccoli. Harry Potter non può mancare, ragazzi, l'ho fatto una decina, piace sempre, ormai è un classico Harry Potter con la sua Edwige. E poi abbiamo fatto, ho fatto, però non ce la faccio a dire ho fatto, devo sempre dire abbiamo, vabbè. Abbiamo, perché abbiamo? Non lo so, siamo io e Tamarinda. Questi ci lascia con la nostra Mercoledì Adams, che non sembra, ma piace Mercoledì Adams. Cioè, vabbè, Halloween ormai è andato. Ad Halloween devo dire, l'hanno molto preferita, insomma, ad altri personaggi. Io li ho rifatti, speriamo che anche a Natale ci sia qualcuno che piaccia a Mercoledì. Eccola qua, piccolina lei. Guarda, è grande quanto lascia. È piccolina. Adoro Mercoledì, mi piace, sì, mi piace. E poi avevo questi base cameo, questi a forma di stella, fiocco di neve. Li avevo lì infognati, ho detto, senti, ma vogliamo usarli questi camei o non li vogliamo usare? Ho detto, sì, dai, usiamoli. E ci ho fatto Elsa. Oh, che carini, spriluccicano. Mi piacciono molto, invece di fare la solita Elsa con, ho detto, realizziamo il faccino di Elsa con queste fiocchi di neve che sbrilluccicano. Sì, ne ho fatti quattro perché ne avevo quattro di basi. Poi, sempre sulla stessa scia delle basi cameo che ho sempre trovato in quel sacchetto lì, perduto nei meandri, a parte che ne ho veramente tantissimi, è ora di farli fuori, ho fatto appunto. Ho trovato queste due basi cameo e ci ho fatto Rapunzel con i fiori sbrilluccicosi tutti in giro con la sua treccia sbrilluccicosa e Belle, eccola qua. Ma Belle ultimamente non può mancare perché c'è quel rosso lì che secondo me chiama e niente, anche qua ci ho messo un po' di sbrilluccichio giallo ovviamente. Bellina anche lei, adoro. E Alice, anche lei con le roselline rosse su questa chiave. E niente, adesso andrò a montare il tutto. Mi piace anche lei, sì, ci piace. Niente, ragazzi, questo è quello che ho fatto questa settimana. Ma i due pappagallini, cioè, vogliamo parlare? No, se vuoi parliamone. Sono carinissimi, sono amori. Uno di qua, uno di là. Se parlano, che fai? Niente, niente, che faccio? Tu che fai? Niente, neppure io. Va bene, ragazzi. Spero che le mie creazioncine vi siano piaciute. Io adesso finirò di montare il tutto. E alla prossima. Ciao. Scusatemi ragazzi, mi sono dimenticata di farvi vedere questa fattina che ho fatto sempre questa settimana. L'ho tirata adesso fuori dal fornelletto. Ci sono passata davanti, ho detto, oh, ma c'ho ancora questa. E questa sempre bella sul cameo a forma di specchio qua. Sì, era la settimana di Belle questa, boh, non lo so perché. Comunque. Ecco le ultime due. Alla prossima, ciao!